solo pochi anni fa lo davano per spacciato, prossimo alla pensione, in via di estinzione. Carattere scorbutico e odore di miscela sono stati messi alla berlina dai più moderni quattro tempi, docili da gestire, puliti. Nonostante questo, il 2T non è mai morto, bensì è stato tenuto in vita dai più nostalgici, da moti di ribellione, da una sorta di complottismo che ha poi generato una domanda in costante crescita, alla quale solo i costruttori europei hanno dato ascolto. Quindi, per sciogliere ogni dubbio sul prossimo acquisto a 2T, non vi resta che salire in sella insieme a noi e capire quale tra Beta RR 300 e Fantic Caballero 250 Six Days sarà la vostra futura off-road. Per il nostro test non potevamo fare a meno di un campione mondiale come Manuel Lucchese, che ci è venuto a dare una mano, dandoci il suo contributo e dando il suo parere su queste moto. Beta RR 300 e Fantic Six Days Caballero 250. Allora, Manuel, a livello di componentistica e di finiture, come l'hai trovata questa Beta R 300? Ma sono rimasto felicemente stupito, perché la Beta ha fatto un grande passo in avanti dagli ultimi anni. Da quando montava il motore KTM, adesso monta un motore che producono loro. È rifinita soprattutto nei dettagli, e si vede che la Beta ha voluto dare un carattere molto racing alla sua gamma, e quindi avvicinandosi di più a un uso per gare piuttosto che per l'amatore. Però anche per l'amatore si rivela comunque una moto ottima, perché uno se la compra e non deve spendere soldi per aggiungere altri particolari e cose, perché è già una moto pronta e di alte prestazioni. Quindi già pronto gara, non se la deve cucire su misura, magari qualche piccolo accorgimento. C'è da dire però che il serbatoio è davvero poco capiente, quindi per l'enduro amatoriale bisogna fare molti rifornimenti. Sì, diciamo che da un lato è un vantaggio, perché nella guida, soprattutto nell'estremo e anche nei pezzi veloci o nei fettucciati, col serbatoio così piccolo la moto diventa molto agile. Dall'altra parte, se vediamo magari le concorrenti come Husaberg, che montano serbatoi molto più capienti, è un po' una rottura di scatole quando si va in giro anche in compagnia, che bisogna stare attenti col chilometraggio per non rimanere a piedi. Allora, dal punto di vista estetico è una gran moto, bella, finalmente qualcosa di nuovo ci voleva, soprattutto qualcosa di nuovo a livello di due tempi. Dal punto di vista del telaio, come l'hai trovata? Ma il telaio è veramente eccezionale, molto simile a quello del quattro tempi, e il pregio più grande di questo telaio è che è estremamente stabile. Quando si arriva anche in staccata molto forte con tante buche o bisogna inserirsi in un canale, la moto è precisa, non fa mai cose inaspettate, non reagisce mai male, quindi uno quando la guida sa esattamente dove sta andando e riesce a impostare benissimo le traiettorie. Io l'ho trovata molto facile questa moto, molto intuitiva, ci sali sopra e ti sembra di averla guidata da sempre. Questo è il mio punto di vista. Il punto di vista del pilota invece cosa dice? No, anche per noi piloti è molto intuitiva come moto, comunica subito ogni asperità del terreno, quindi si riesce ad affrontare mulattiere come questa dove siamo adesso in facilità, anche senza essere, diciamo, caldi se partiamo subito da zero. E io penso che sia anche grazie alle sospensioni che monta, perché questa Marzocchi funziona veramente bene, è abbastanza rigida, quindi magari l'amatore la può trovare un po' troppo dura, però cioè per un pilota o per affrontare gli ostacoli comunque con una velocità costante ed elevata è perfetta. Quindi facile, ma stanca anche abbastanza in fretta, perché è molto tecnica, cioè bisogna adottare una guida un po' più tecnica. Sì, bisogna essere un pochino più convinti, perché è più rigida magari rispetto ad altre moto come la Fantic che abbiamo provato, che magari è più facile nell'estremo e nei tornantini stretti. Questa bisogna guidarla un po' di forza, però il vantaggio è che qua si possono abbassare subito i secondi, iniziare ad attaccare e andare forte. Ecco, è un pilota. Dimmi un po' la posizione di guida, sia da seduto nel brutto come questo, sia in piedi. Come le trovate rispetto alla Fantic?
rispetto alla Fantic me la sono trovata un po' più bassa, quindi per un pilota di un'altezza media come me, che sono 1,83 m, forse un pochino bassa, io avrei messo dei riser per alzare un po' il manubrio. Invece sulla Beta mi sento veramente molto comodo e quindi per me come impostazione è perfetta. Ecco, tornando ai riser, ti volevo chiedere, ma se noi mettiamo il riser al manubrio, non scarichiamo un po' troppo l'avantreno e quindi in fase di inserimento dobbiamo caricare di più sul manubrio pena una traiettoria un po' più larga? Diciamo che con un manubrio più alto, alzato, la cosa che diventa un po' più difficile è fare le curve, soprattutto quelle strette, perché diventa più difficile piegare. Bisogna guidare più di forza, però comunque quando si va a correre e si cerca di fare il tempo, tutti bene o male, anche chi guida di tecnica comunque cerca di entrare con convinzione in curva, quindi non è... Chi deve fare il tempo? Invece per l'amatore cosa consigli? È meglio soffrire un po' e avere un manubrio più basso o montare il riser? Allora, anche questa è una domanda interessante, perché ad esempio se noi ci troviamo piantati in mulattiera, per sbaglio capita sempre a tutti di bloccarsi su delle pietre, se abbiamo il manubrio più alto andiamo meglio a spingere la moto per ripartire. Però dall'altro lato ovviamente se vogliamo divertirci, curvare, fare delle gran pieghe, col manubrio più basso andiamo meglio e per un amatore sicuramente è più facile affrontare curve strette o anche tornantini in salita. Piccola digressione, adesso ritorniamo al nostro Beta RR 300. Il motore, io l'ho trovato molto pastoso, molto pronto in basso, ti permette di andare via, di uscire dagli ostacoli anche con un filo di gas, non si spegne mai e ti evita di usare sempre la frizione. Fa sicuramente un buon lavoro. Ok, quindi è un motore che non muore mai davanti all'ostacolo, anche quando pensi che si debba spegnere da un momento all'altro, invece basta aprire un attimo il gas e lui riprende subito. Va abbastanza vispo, quel che basta per superare l'ostacolo. Sì, e soprattutto ci si diverte sentendo la moto sempre pronta, perché dà una certa sicurezza, soprattutto in salita. Dall'altro lato però c'è da dire anche un'altra cosa, che girando con la Beta abbiamo notato che sull'allungo pecca un pochino, soprattutto rispetto al Fantic, che nonostante sia 2,50 di cilindrata allunga molto di più rispetto a questa Beta. Questa Beta, se insistiamo sulla stessa marcia, la sentiamo un po' murare, cioè bisogna usare moltissimo il cambio e cercare di mettersi a manetta e prendere velocità. È vero, hanno fatto un buon lavoro per quanto riguarda i bassi, hanno sacrificato un po' in alto. Quindi è una moto che dal punto di vista del telaio ti permette una guida racing, cattiva. Dal punto di vista del motore invece predilige il brutto, quindi la guida più lenta. Sì, diciamo che se abbiamo prove speciali o percorsi molto veloci, tipo sterratoni come si possono trovare nei rally, così magari di motore bisogna apportare qualche modifica per allungare magari anche semplicemente i rapporti e già si riesce a guadagnare un po' di velocità in più. A questo punto a chi consiglieresti la Beta RR 300? Ma diciamo che il pubblico al quale la consiglierai è abbastanza vasto, sicuramente il pilota che cerca una moto da comprare e andare a correre senza dover spendere altri soldi, soprattutto anche per le sospensioni che ha, che vanno veramente bene, e anche per l'amatore che vuole divertirsi, che vuole andare magari in pezzi un po' bruttini. Magari la persona alla quale non la consiglierei è il principiante, perché il principiante potrebbe avere delle difficoltà, perché comunque è una moto che stanca, ha un motore bello pronto e reattivo e potrebbe magari, sai, spaventarsi un pochino, gli potrebbe scappare un po' di mano, perché comunque ha tanta potenza. Eh sì, parliamo di 50 cavalli, quindi un amatore con qualche anno di esperienza alle spalle. Sì, perché sennò al principiante magari gli consiglierei di andare su una cilindrata più bassa, come un 125 per imparare, o un 4 tempi, sicuramente ad esempio la Beta 400 4 tempi secondo me è la moto perfetta per l'amatore principiante. Che tra l'altro è una cilindrata anomala, perché è sparita da tutti gli altri listini, mentre Beta la tiene ancora in listino. Sì, fa bene a tenerla ancora in listino, perché il 450 comunque è abbastanza impegnativo da guidare e ha una bella botta. Il 400 è la via di mezzo, perché magari il 250 4 tempi ha un pochino poco motore se uno vuole tirare tutto. Il 400 è proprio il giusto compromesso. Ok, quindi promuoviamo questa Beta 300 RR. Sì, la promuoviamo quasi a pieni voti a tutti, insomma.
Manuel, invece l'altra protagonista è il Fantic Caballero 250, che purtroppo durante la nostra prova, causa una carburazione un po' troppo grassa, delle condizioni meteo che cambiano, quindi caldo, freddo, siamo in alta montagna, ci ha bruciato la candela. Nonostante questo, partiamo col dire che anche lei è ben rifinita, una bella moto. Cosa ne pensi? Sì, ha tutta una componentistica di pregio, perché se guardiamo monta il pacco V-Force, monta un Hollins dietro, delle marzocchi come la Beta, il paramotore in carbonio, ha diverse parti in Ergal, diverse protezioni, quindi anche ad esempio il forcellone in tinta con il telaio, che è una cosa che non si vede spesso e che è carino anche per differenziarsi dalla concorrenza. Ecco, una finitura che non è forse all'altezza di Beta, ma è già un buon livello. Sì, no, sicuramente è un buon livello. Beta magari con il fatto che produce per intero la moto in casa, a differenza di Fantic, che comunque monta un motore gas-gas, ovviamente Beta ha potuto lavorare magari più sui piccoli dettagli rispetto a Fantic. Passiamo al telaio. Come l'hai trovato rispetto al Beta? E poi dammi un giudizio proprio sul telaio Fantic, che è un telaio diverso dal Beta. È meno racing, è più adatto a una guida tranquilla, magari a una guida in percorsi più nel brutto, diciamolo pure. Usiamo un gergo enduristico. Sì, secondo me come moto è più facile rispetto al Beta, parlando di ciclistica, perché si sente che si riesce subito ad andare a fare i piccoli tornantini, se si trovano pietre, cose, sembra molto facile da guidare. Sul veloce l'ho trovata poco stabile, ma anche forse perché questa rispetto al Beta aveva un canotto di sterzo più lento, quindi la moto partiva più facilmente. Però nel brutto, se uno vuole andare a fare gare tipo l'Herzberg, l'Hellsgate, così, secondo me è la moto perfetta questa qua, perché comunque ha un motore che sotto è bello morbido, quindi se c'è pietra viscida, situazioni dove insomma abbiamo fango, dove è scivoloso, ti porta sempre su, perché non ha quella botta. Solo che dopo, quando raggiunge un certo numero di giri, la moto parte e si riesce ad avere un allungo incredibile. Sembra non finire mai questa moto, nonostante sia 250 rispetto alla Beta che è 300. Ecco, tu parlavi di una ciclistica poco precisa, può essere anche colpa delle sospensioni non settate a dovere per il tuo peso, per il tuo tipo di guida, oppure proprio una caratteristica della moto? No, diciamo che non è poco precisa la moto, solamente che io personalmente non me la sentivo cucita addosso come la Beta. E questo penso che sia uno dei motivi principali, per via dell'altezza. Io me la sentivo un pochino bassa per la mia altezza, quindi questo ha influito sulla guida. Però io penso che comunque sia una gran moto. E per quanto riguarda le sospensioni, secondo me il fatto è che queste sospensioni sono un bel po' più morbide, quindi se uno va tranquillo, se va insomma senza tirare con gli amici a divertirsi, vanno benissimo, perché questa moto stanca molto meno rispetto alla Beta. Però se uno cerca di fare il tempo, magari dovrebbe giocare un po' sulle regolazioni. Noi non abbiamo avuto tantissimo tempo per farlo, e sicuramente giocando con le regolazioni, indurendo la molla posteriore e la forcella anteriore, penso che si riesce a raggiungere una maggiore precisione nella guida. Ecco, anch'io ho trovato la posizione di guida un po' diversa, sei seduto molto dentro la moto, molto in basso, una posizione di guida che è simile alla gas-gas. Fantic ha il motore gas-gas, forse non è proprio per questo, per mantenere delle quote ciclistiche simili al gas-gas da cui eredita il motore, hanno dovuto per forza fare una posizione di guida, studiare un telaio intorno a quel motore e quindi trovare delle geometrie simili a gas-gas? Secondo me è più una politica aziendale di Fantic, che voleva produrre una moto prettamente per l'enduro, quindi stando più agli standard dell'enduro. Ormai le gare stanno diventando sempre più lente e più estreme, quindi secondo me è stato questo che la Fantic ha voluto fare, ha voluto produrre una moto che si adatta a fare quella disciplina lì, mentre magari con la Beta possiamo anche andare a fare dei rally, delle cose, anche con questa, però è più diciamo con la mentalità dell'enduro duro.
mentalità da rallista come sei te, no? Parlaci un po' del motore, come l'hai trovato rispetto al Beta? Ti è piaciuto di più, di meno? A chi lo consiglieresti? Se al pilota esperto, se all'amatore, se al principiante? Io questo motore qua lo consiglierei al principiante, perché comunque col fatto che non ha tutta questa botta sotto permette magari un po' più di errore, no? di andare insomma sulle pietre con una maggiore sicurezza. E poi il fatto che allunga così tanto, ad esempio su sterratoni così, secondo me su gare veloci o gare di cross country, le 2 ore a coppie così, va benissimo. Va bene? Proprio perché aveva poca botta sotto, avevo fatto un paio di impennate di seconda, però non mi sembrava di alzarla abbastanza, sono partito di prima, dopo boom, è mia partita. Per quanto riguarda invece il telaio, l'accoppiata telaio-sospensioni? L'accoppiata sospensioni-telaio secondo me va bene, bisogna solamente cercare di indurirla un pochino di più, perché io ad esempio sono un pilota che comunque vestito peserò quasi 90 kg e sicuramente questa moto è tarata per una persona che pesa di meno. Però comunque il grande vantaggio di questa accoppiata è che stanca poco la moto, cioè di solito i due tempi tendono a stancare moltissimo e essere difficili da guidare. Questa moto sembra proprio leggera e facile, cioè non si fa fatica. Quindi stilando una tua personale classifica di gradimento tra Beta, Fantic, mettiamoci dentro anche KTM, TM, GasGas, dove le posizioneresti queste due moto? Beh, diciamo che KTM è riferimento comunque e quindi difficilmente la posizionerei davanti a KTM. Però stilando una classifica io metterei la Beta come seconda moto e la Fantic al terzo posto, perché io l'ho trovata meglio della GasGas comunque come guida. La GasGas aveva un po' più difficoltà. In che termini? Nel senso che magari facevo più fatica ad abbassare i secondi, a tirare giù il tempo. Con questa mi sentivo che riuscivo a usare un pochino di più. Quindi una Beta che si avvicina molto al prodotto austriaco, a KTM, e una Fantic invece che si avvicina alla GasGas, quindi a un enduro diverso. Un enduro racing per Beta e un enduro più estremo per Fantic, giusto? Sì, diciamo che anche la Fantic è racing, bisogna capire il pilota che tipo di gare vuole andare a fare, cioè se vuole andare a fare delle gare toste di enduro duro, sicuramente prediligo la Fantic rispetto alla Beta. La Beta comunque stando in sella sembra veramente di stare in sella a un KTM. Questa proprio si vede che è una moto diversa. È anche uno stimolo in più, insomma, salire magari per chi è abituato a guidare da tanti anni KTM così, e salire su questa è una nuova sfida, perché bisogna cambiare leggermente il proprio tipo di guida. Cambiare il proprio tipo di guida e aiutare le aziende italiane. Beta italiana, Fantic italiana, quindi aiutiamo in questo momento di crisi. Il fatto che questi marchi siano tornati e si stiano impegnando così tanto è veramente da apprezzare. Dici bene, perché proprio in un momento di crisi Beta e Fantic propongono nuovi modelli, quindi sviluppano nuovi modelli e si impegnano economicamente. Quindi una lode sia a Beta che a Fantic. Sì, in particolare la Fantic anche che si sta avvicinando molto ai giovani, è ripartita con il Caballero 50, poi è passata al 125 quattro tempi, adesso negli ultimi anni ha fatto questi due tempi, il 250, il 125 e il 300, e sta sviluppando anche il motore quattro tempi. Un altro aspetto veramente interessante è il fatto che Beta e anche Fantic hanno veramente una vasta gamma rispetto magari ad altre concorrenti. Quindi anche Fantic diciamo che è promossa. Sì, anche Fantic è promossa e sono veramente curioso di vedere quello che sforneranno nei prossimi anni. In conclusione, il due tempi non morirà mai. Questo è quello che continuano a ripetere gli appassionati di tutto il mondo. Di conseguenza a voi la scelta, ricordandovi i prezzi, 7.950 per la Beta e 8.590 per la Fantic.